dico. No, siccome, scusate, siccome ne ho una per tutti, dico anche che non si può decidere di dialogare con un partito di centro all'opposizione alla vigilia della presentazione degli emendamenti al DDL Calabrò, frutto di un'ulteriore mediazione, come sono stati definiti, che hanno il plauso entusiasta di quel leader, e il giorno dopo pensare che non ci siano illazioni sul giornale. È assurdo, è folle. Così come trovo che sia intollerabile che il partito dia il mandato all'allora vice segretario per chiudere la trattativa sullo sbarramento alle europee e che poi vi siano critiche sulla scelta il giorno dopo sul giornale, sull'assunto che non si hanno incarichi di partito e che quindi si può dire quello che si vuole perché si è iscritti al PD. La verità è che in questi pochi mesi di vita del Partito Democratico, almeno io ho avuto la netta impressione che l'appartenenza al nuovo partito fosse sentita molto di più dalla base che dai dirigenti. Noi dobbiamo superare i protagonisti e i personalismi, noi dobbiamo avere una nostra linea politica che sia nuova e, se necessario, rinnovata. Abbiamo bisogno di una nuova generazione politica che non è solo una questione anagrafica, ma è una questione di mentalità. Una mentalità che non sia ancorata, alla difesa dell'identità, ma votata alla costruzione convinta del Partito Democratico. Una mentalità che è difficile riscontrare, io lo credo, in quelli che per anni hanno vissuto come ad opposte fazioni e che non è detto che esista in coloro che indichiamo quali dirigenti solo perché sono giovani o perché sono figli di. Non basta. Ci illudiamo se crediamo che il cambiamento avvenga spontaneamente. Noi dobbiamo conquistarlo. L'Assemblea Costituente, segretario, ti ha scelto come il suo segretario. Continuare a discutere se in quella sede noi avessimo dovuto fare una scelta più coraggiosa o no, non ci porterà da nessuna parte. Lei, tu, scusa, non riesco a darti del tu. Tu hai un compito difficile perché non sei un volto nuovo. Però, hai il compito di dare una credibilità nuova a questo partito e ci stai riuscendo alla grande. È stato detto da tanti, ma visto... No, è stato detto da tanti, ma visto che... Scusate, noi abbiamo parlato tanto di ascoltarci, eccetera, ma stamattina non ci siamo ascoltati tanti. Parecchi di noi si facevano gli affari loro uscendo. Allora, visto che mi state ascoltando adesso, io voglio dirvi questo, che noi non ci possiamo riconoscere in un paese che crede che la sicurezza si possa fare affidandola a dei politicizzati che si mettono a fare gli sceriffi. Noi non possiamo riconoscerci in chi pensa che gli immigrati siano i criminali. Noi non possiamo riconoscerci in un paese che non investe nella scuola, nell'università e nella ricerca. Noi non ci possiamo riconoscere in un paese che pensa di superare la crisi economica solo prendendola più allegramente. Noi non ci possiamo riconoscere in un paese che pensa che i propri lavoratori siano fannulloni e che i medici debbano denunciare i propri assistiti. E noi non ci possiamo riconoscere in un paese che non si preoccupa di quei bambini che rischiano di essere bambini non esistenti, bambini che non potranno essere registrati. Io quel paese non lo voglio, noi non ci dobbiamo riconoscere in questi. E noi, dico segretario, che non ci possiamo riconoscere neppure in un paese che non tassa i più ricchi solo perché pensa che siano troppo pochi. E dico, segretario, che non ci riconosceremo in un partito che non capisca quanto sia importante tornare a parlare agli italiani con una voce sola. Questo noi lo pretendiamo.
Noi a Udine abbiamo fatto 7 circoli, abbiamo la fortuna di essere al governo della città perché abbiamo vinto le elezioni. Rarissimo caso. Io sono segretario di un partito vivace, generoso, che si è dimostrato estremamente compatto, lucido e generoso nell'accogliere Luana Englaro. Devo dire però che ai livelli superiori non abbiamo avuto la stessa accortezza e necessità di silenzio. Noi abbiamo tenuto il Comune di Udine la linea del silenzio proprio per evitare che qualcuno si potesse sentire al di fuori del nostro partito. Esponenti di livello superiore hanno ritenuto che questo non fosse opportuno e che solo per avere il trafiletto sul giornale, un giornale di provincia che leggeranno quanti, non lo so, io, mia nonna, mia zia, solo per far quello fosse necessario dire io ci credo perché devo pensare che uno ha diritto di morire o di vivere come meglio crede. No, non c'hai quel diritto, te lo dice la Costituzione quello che devi fare, fermati lì. E poi un'ultima cosa, perché mi rendo conto che sto rubando il tempo agli altri, che noi abbiamo fatto un intervento sul testamento biologico bellissimo a Udine, dove abbiamo fatto parlare 3 senatori con un DVD, il senatore Veronesi, il senatore Ichino e un senatore della PDL, Valditara. Abbiamo ascoltato il loro intervento, abbiamo poi aperto il dibattito. Noi abbiamo lanciato un'idea. Il nostro regolamento, all'articolo 28, prevede referendum consultivo sugli argomenti e sui temi che riguardano la politica del partito. Questo non è un tema dove vanno sentite le basi? Io penso di sì. E poi mi associo, e qui chiudo veramente, non è mia, e qui chiudo, nel chiedere, segretario, che le indicazioni delle candidature alle europee non ci vengano date dai segretari regionali, ma che ci vengano chieste a noi come circoli, perché credo che sarebbe un segnale importante. Grazie.